Coach, arriva la seconda sconfitta consecutiva che fa più male forse rispetto a quella di Parete? No, più male dipende dal punto di vista, insomma, nel senso che io mi aspettavo una partita molto difficile perché è indubbio che siamo troppo condizionati dagli infortuni, ma potevamo vincerla tranquillamente. Ecco, l'analisi complessiva, non bisogna appoggiarsi e cullarsi degli infortunati, forse serviva comunque qualcosa in più. Assolutamente sì, no, non ci appoggiamo sugli infortunati, il problema principale è trovare i nuovi equilibri quando non ci sono, comunque è inutile girarci intorno, voglio dire, se pensiamo anche solo a Fabrizio Trapani che da playmaker fa giocare la squadra, noi sono due partite che non riusciamo a giocare, questo è già significativo, ma ciò non vuol dire che mi voglio appoggiare sugli infortuni, questa è una partita che si poteva vincere, si doveva vincere e non siamo stati. Ecco, da questo momento poco felice, come bisogna uscirne? Bisogna un attimo ragionarci perché io stasera ho visto troppo nervosismo e questa cosa non mi piace, anche perché ti dico la verità, in settimana io non ho avuto nessun sentore di nervosismo perché altrimenti avrei frenato già prima questa cosa. Non mi è piaciuto l'atteggiamento di alcuni ragazzi in mezzo al campo, questa è una cosa della quale non dico stasera perché siamo ancora troppo caldi, ma già da domani mattina.